Buonasera a tutti. Il bravo storico assomiglia all'orco delle leggende. Quando sente odore di carne umana, sa che lì c'è la sua preda. Fra quelli che fanno il mio mestiere è una delle frasi più famose, ed è la frase più famosa di Mark Bloch. Il grande storico che ha rivoluzionato la storiografia del Novecento e che, raccontiamo, e che raccontiamo, proviamo a raccontare questa sera. Eh, tra noi storici, il nome di Mark Bloch è un nome leggendario per il suo lavoro di storico e anche per la sua vita e per la sua morte. Lui, a dire il vero, sembrava tutt'altro che un orco. Io qui non ho le fotografie, ma le trovate su internet, un uomo tranquillo. Con i baffetti, con gli occhialini rotondi da intellettuale dell'inizio del Novecento, anche un po' corpulento verso la fine della sua vita, eh, e però dietro a quegli occhialini rotondi, come vedremo, eh, c'era molto di, di inaspettato. Allora, Mark Bloch nasce nel 1886 a Lione, per caso, perché suo papà è professore all'Università di Lione. Eh, ma quasi subito si trasferiscono a Parigi, perché ovviamente nella carriera accademica francese l'obiettivo di tutti i professori è arrivare a Parigi. Sapete che la Francia è un paese molto stratificato e piramidale, per cui le carriere consistono nel fatto di arrivare a Parigi. Quindi Marc Bloch cresce a Parigi, studia, studia in uno dei grandi licei di Parigi, Louis Le Grand. Dove hanno trovato le sue pagelle doveva essere un primo della classe insopportabile. Poi entra all'École normale. È un percorso assolutamente standard. Andate a vedere le biografie di tutti i grandi intellettuali francesi del Novecento e troverete questo percorso qua: un grande liceo, poi l'École normale o la Sorbona, poi la cattedra in qualche liceo per qualche anno in provincia in attesa di arrivare all'università. È tutto normalissimo, tranne per un dettaglio, quel cognome che suona tedesco, Bloch. I Bloch sono ebrei alsaziani. E quando nel 1870, sapete la guerra franco-prussiana, nasce il Reich tedesco e i tedeschi si impadroniscono dell'Alsazia e della Lorena e ai cittadini viene offerta l'opzione di restare lì e diventare sudditi tedeschi oppure restare francesi ed emigrare in Francia. Il papà di Marc Bloch è uno di quella minoranza di alsaziani che decidono che loro sono francesi e quindi torna in Francia. Sono francesi al 100% i Bloch. Sono ebrei, ma l'antenato di cui Marc Bloch è più fiero ha combattuto per la Rivoluzione francese al tempo dell'assedio di Magonza nel 1793. Sono francesi al 100% e per Marc Bloch, per molto tempo il fatto di essere ebreo per lui sarà solo un cognome, nient'altro. C'è un dettaglio eloquente, è una stupidaggine, ma ve la dico lo stesso. In una cittadina di provincia francese c'è un liceo intitolato a Marc Bloch. E i ragazzi del liceo hanno messo su internet un testo in cui si sforzano di dire qualcosa di questo grand'uomo a cui è intitolata la loro scuola. E dicono: sì, questo mondo ebraico, con questa sua grande tradizione culturale, questo mondo ebraico, col suo attaccamento alla famiglia, alla memoria familiare, chissà come ha influenzato Mark Bloch il figlio di Bloch, uno dei figli Etienne che ha tenuto, più di tutti gli altri fratelli si è dato molto da fare per tenere viva la memoria del padre, ha costruito un sito, pubblicato documenti e così via Etienne sul suo sito di questa cosa scritta dai ragazzini del liceo ha detto scemenze a casa nostra di essere ebrei non importava niente a nessuno non erano credenti e non si è mai minimamente parlato del fatto che avevamo gli antenati ebrei Dunque Marche è avviato una tranquilla carriera intellettuale, però naturalmente stiamo attenti agli anni come al solito. È nato nel 1886, quindi ha 28 anni e ha già fatto come tutti il suo servizio militare, è sergente della riserva, professore di liceo, quando a 28 anni gli capita quello che è capitato a Salvemini che abbiamo raccontato ieri e capiterà anche a Cantorovici che racconteremo domani per chi ci sarà. Capita a tutti nel 1914 questa cosa, che scoppia la prima guerra mondiale e Mark Bloch viene mobilitato come sergente di fanteria e si fa tutta la guerra, quattro anni al fronte, e finisce la guerra da capitano. Ora, non tutti hanno presente il significato dei termini della gerarchia militare, ma cominciare da sergente ed essere promosso alla fine capitano significa aver fatto una grossa carriera vuol dire che tu quel mestiere lo sai fare. Etienne Bloch, il figlio, ricorda che una volta un colonnello che faceva lo, di mestiere lo storico dell'esercito francese gli ha detto io non conosco nessun altro caso di uno che ha cominciato la guerra da sergente nel 14 e l'ha finita nel 18 da capitano. Magari gliel'ha detto per fargli piacere. Magari ci sarà anche qualche altro caso, ma sicuramente vuol dire che il professor Bloch si è rivelato un bravissimo ufficiale, si è fatto i suoi quattro anni di trincea e nel corso di quei quattro anni, vi racconto questo aspetto perché lui ci teneva molto, è stato citato quattro volte per atti di valore all'ordine del giorno. Cosa vuol dire citato all'ordine del giorno? Vuol dire che ogni tanto, non tutti i giorni, il comandante della divisione pubblica un rapporto in cui dice... Quali reparti si sono distinti, quali ufficiali si sono segnalati per imprese valorose, sprezzo del pericolo. Mark Bloch viene citato quattro volte per atti di valore. Ci tiene così tanto, per questo lo dico anch'io: ci tiene così tanto che nel suo testamento, redatto in tutt'altra epoca, durante la Resistenza, nel suo testamento, Bloch dice al mio funerale: voglio che siano lette le mie quattro citazioni se si potranno trovare, perché voi capite, in quel momento la gente aveva altro per la testa. Ehm, siccome noi siamo molto lontani da quel mondo, giusto per ricordarci cosa voleva dire aver fatto quattro anni di guerra, vi leggo un brano scelto non dico a caso, eh, ma quasi, ce ne sarebbero tanti, anzi ne avevo messi tanti all'inizio, poi li ho sforbiciati perché altrimenti stiamo qua fino a domattina, ma ve ne leggo uno dai ricordi di guerra di Bloch. Quando la pallottola colpisce il cranio da una determinata angolatura, lo fa esplodere. In questo modo morì il mio amico lui. Metà del volto pendeva come un'imposta scardinata e si vedeva l'interno della scatola cranica quasi vuota. Con un asciugamano ricoprì quell'orribile ferita. Volevo nasconderla ai miei soldati. I contadini e gli operai considerati dei duri, spesso sono particolarmente impressionabili. Da parte mia sopporto senza troppa difficoltà gli spettacoli cruenti. Allora, nel 1918 finisce la guerra e il capitano Bloch è smobilitato. Proviamo a ragionare su che cosa si riporta dalla guerra. Beh, dal punto di vista fisico si riporta una salute compromessa, è stato ferito due volte, vabbè leggermente, dopo cinque mesi in trincea si è preso il tifo, ha rischiato di morire di tifo, ha fatto mesi in ospedale, poi è tornato in trincea e si riporta un'artrite alle mani che si porterà dietro per tutta la vita e che gli dà molte difficoltà quando fa la cosa più importante del suo mestiere, cioè scrivere. Tenete conto che quella è un'epoca in cui si scrive tutto a mano. Vabbè, quella è un'epoca, l'ho ancora fatto io, i miei primi libri, prima del computer. Si scriveva tutto a mano, poi si batteva a macchina una stesura, poi si correggeva, ma la prima stesura a mano. Bloch per tutta la vita scriverà avendo nelle dita l'artrite che si è portato dietro dalle trincee delle Fiandre. Ma questo è il meno. Bloch in guerra si è guardato intorno e ha imparato un po' di cose che gli interessano per il suo mestiere di storico. Per esempio ha imparato che cosa fragile è la memoria umana. A un certo punto si è messo lì, anche lui scrive naturalmente, eh? dicevamo ieri che Salvemini è stato due settimane in trincea e voleva già scrivere un libro perché gli sembrava così importante trasmettere queste esperienze. Brock ha poi scritto i suoi ricordi di guerra, ma si è accorto quasi subito che non si ricordava mica bene. Il primo giorno che siamo stati al fuoco, sotto la mitraglia, abbiamo visto i primi morti. Lui dice: Sì, certo che li ho i ricordi, alcune immagini anche vivide, però, però separate, come fotogrammi di un film montati a casaccio. Non riesco più a ricostruire il filo completo. Ma allora che roba è la nostra memoria? Se una cosa così importante me la ricordo male. E nasce un problema che per lo storico è fondamentale. Perché noi. Tante volte quando ricostruiamo gli avvenimenti, su cosa ci fondiamo? Sui ricordi che la gente ha scritto e delle testimonianze di chi c'era, ecco il professor Bloch scopre che non ci si può fidare delle testimonianze. Non è soltanto perché uno ti dice è successo questo, era così e così. Certe volte, certe volte le testimonianze sono molto precise nei particolari. C'era il sole. Bloc, analizzando, discutendo con i soldati, vedendo cosa ricordano, si accorge di una cosa che all'inizio gli sembra pazzesca. Sono proprio i particolari che sono inaffidabili. In dieci persone giurano che quel giorno c'era il sole e invece lui sa che pioveva. E a Bloc viene da dire: non siamo solo noi storici che abbiamo questo problema, c'è un'altra professione che ha lo stesso problema nostro e sono i magistrati. Lo storico è come il giudice istruttore che legge le carte, interroga i testimoni e deve cercare di ricostruire una verità e guai a lui se crede a tutti quelli che gli parlano. Nasce tutto il tema della psicologia della testimonianza che nel lavoro dello storico è fondamentale e per tutta la vita penserà noi siamo come i giudici istruttori. Vi racconto anche questa, tanto per capire, no, per capire, per vedere come è facile fraintendersi fra esseri umani. Bloch ha un amico carissimo con cui litiga continuamente, che è un altro grande storico francese, Lucien Fevre. Insieme fondano la celeberrima rivista Annale, di cui parleremo. A un certo punto, Bloch dice a Fevre questa cosa che lui ha sempre pensato: noi siamo come giudici istruttori. Fevre legge solo la prima parola, giudici, e si arrabbia. Dice: ma Come? Ma noi storici abbiamo sempre detto che noi non dobbiamo giudicare, non è il nostro compito giudicare, noi dobbiamo descrivere cosa è successo. Gli manda una letteraccia e Bloch risponde: Ma non intendevo mica dire quello, leggi tutto. Il giudice istruttore che conduce un'inchiesta, però, febbraio, insomma, litigano tanto per cambiare. Dopodiché, Bloch. Eh, aveva perfettamente ragione, a me è capitato di parlare con giudici istruttori che mi hanno detto, l'ho sempre pensato, noi facciamo lo stesso mestiere in un certo senso. Block si accorge facendo la guerra anche di un'altra cosa. È strano come la gente si, in certe circostanze, specialmente nelle circostanze estreme della guerra, si convince di certe cose che non stanno né in cielo né in terra. Tra i soldati, dice Block, girano delle notizie assurde. E tutti ci credono. Questa cosa comincia a interessargli parecchio. Alla fine della guerra, tornato nel suo studio, ci ragiona su e scrive un famoso saggio, La guerra e le false notizie, dove analizza proprio com'è che succede questa cosa. A un certo punto tutti cominciano a ripetere che è successa una certa cosa, tu vai a vedere, non è vero niente. Ma com'è che succede? Lui racconta un episodio che è successo a lui. A un certo punto sono in un posto in una, vicino a una cittadina che si chiama Bren. A un certo punto catturano un prigioniero tedesco, lui lo interroga, perché lui sa il tedesco, ha studiato anche in Germania, e viene fuori che questo soldato tedesco è un riservista, anzianotto, che da civile faceva il commerciante a Brema, nota città della Germania. Brema, che in francese si dice Brem. Lì accanto c'è la cittadina di Bren. Dopo qualche settimana, Bloch sente i suoi soldati che dicono: questi tedeschi sono gente incredibile. Erano preparatissimi alla guerra, avevano piazzato spie dappertutto. Pensate, perfino qua vicino a noi, a Bren, prima della guerra c'era un tedesco che stava lì, faceva finta di fare il commerciante, in realtà era una spia. E Bloch indaga, è semplicemente questa cosa del tedesco di Brema. I, te I soldati hanno sentito questa voce, hanno confuso il nome, ma non hanno solo confuso il nome. Bloch dice: ma perché ci credono tutti? E scopre una cosa fondamentale. Ci credono perché corrisponde a quello che si aspettavano. Loro sono ossessionati dalle spie, spie tedesche dappertutto. I tedeschi sono bravissimi e pericolosissimi. Quando una cosa quadra con i tuoi pregiudizi, ci credi. Ora, questo vuole anche dire, notate, vuol dire porsi delle domande che gli storici prima non si ponevano. Vuol dire, qui non stiamo discutendo sui fatti. Bloch sta ragionando sulla psicologia collettiva. Come pensa la gente? È un problema storico. Uno dei grandi libri di Marc Bloch, il primo che scrive dopo la guerra, si intitola I re taumaturghi. Ed è la storia di una credenza collettiva. In passato la gente credeva che i re di Francia potessero curare una certa malattia, la scrofola, toccando i malati. E regolarmente, ma fino all'Ottocento, i re di Francia inscenavano queste cerimonie in cui venivano i malati e il re li toccava. E poi c'era sempre qualcuno che diceva di essere guarito. Prima di Bloch gli storici dicono: vabbè, è una superstizione popolare, chi se ne frega a noi non gli interessa. E invece a Bloch interessa è come? come funzionano, come pensa la gente? Come è la mentalità? Ecco, oggi noi, per noi dire storia della mentalità sembra una cosa ovvia. La gente in passato non pensava come noi, pensava in un altro modo, ma studiarlo. I primi a cui è venuto in mente sono Bloch e, e quelli della sua generazione. Ultima, la faccio lunga, sì, la faccio troppo lunga, pazienza. L'ultima cosa che Bloch impara dalla guerra è il contatto col popolo francese. Voi capite, l'intellettuale parigino privilegiato in guerra incontra i contadini, i minatori. Incontra i contadini fin dal primo momento, non solo fra i soldati, perché voi sapete che all'inizio della Prima Guerra Mondiale i francesi... Stavano perdendo, i tedeschi hanno invaso la Francia. Poi, all'ultimo momento, i francesi, con la battaglia della Marna, hanno salvato la situazione. Ma intanto i tedeschi erano dentro. La guerra si è combattuta tutto su suolo francese. E Bloch ricorda, nei primi giorni di guerra, questo effetto di vedere i profughi dalle zone invase. E lui dice: questi contadini di Francia in fuga davanti a un nemico. Da cui non potevamo proteggerli. E qui c'è anche tutto il senso di colpa no? del militare che sta perdendo la guerra e che si sente responsabile verso una popolazione civile che non può proteggere. Da quel momento Bloch comincia a guardare il popolo, i contadini, gli operai. Suo figlio, sempre Etienne, che citerò spesso perché da lui abbiamo imparato un sacco di cose. Etienne dice: Mio padre, quando eravamo in campagna si chiudeva nel suo studio e non si poteva disturbarlo, a meno che non ci fosse un contadino del posto che voleva parlare con lui. Se c'era un contadino che voleva parlare con lui, mio padre c'era sempre. Era molto consapevole, dice Etienne, mio padre era molto consapevole di essere un privilegiato e aveva una grandissima ammirazione per quelli che non avevano studiato e però sapevano ragionare e sapevano vedere il mondo con la loro testa. Ora, questo vuol dire scoprire anche qui a guardare il mondo con altri occhi. I contadini. Chi sono? Cosa pensano? E il loro lavoro? Cos'è il loro lavoro? Bloch è il primo storico che va in giro per la campagna, guarda i campi e dice: Guarda, che strano, in Normandia i campi sono piccoli e tutti cintati da siepi, e invece in Piccardia sono tutti aperti a strisce lunghe, lunghe, lunghe. Perché? Cosa vuol dire? Come lavorano questi contadini? E con che attrezzi lavorano? Com'è l'aratro di un contadino medievale? E quando è che cambia? E cosa vuol dire lavorare con quella roba lì? Sono tutte domande che oggi, oggi ci sembrano ovvie perché oggi noi passiamo la vita a studiare anche queste cose. Ma prima, sapete la vecchia cosa che la storia si occupa dei re, delle battaglie? No? Ecco, prima non c'era questo sguardo sul mondo. Capite che stagione sta vivendo la storiografia? E Bloch è un protagonista di questo rinnovamento. Appena finita la guerra si apre un mondo nuovo, c'è la pace. Gli danno la cattedra all'università, una nuova università, a Strasburgo, nell'Alsazia recuperata, dove la Francia per prima cosa chiude l'università tedesca, rispedisce in Germania tutti i professori tedeschi e apre una nuova università francese, chiamando i giovani più in gamba, fra cui il professor Bloch. Bloch va a Strasburgo, la terra dei suoi avi, va anche a dare un'occhiata al villaggio da dove venivano i suoi antenati ebrei, forse è la prima volta che gli viene in mente questa cosa degli antenati ebrei, una curiosità interessante. Bloch lavora a Strasburgo quasi tutta la vita, dei vent'anni fra il 19 e il 39, fra una guerra e l'altra ne passa 17 a Strasburgo, solo alla fine lo chiamano a Parigi. E a Strasburgo nel 1929 Marc Bloch e Lucien Febvre pubblicano la rivista, il primo numero della rivista che è diventata leggendaria nel nostro mestiere, le Annales. Annales d'histoire économique et sociale la chiamano. Quello che vogliono fare è una rivista che esprima tutto quello che c'è di nuovo nella storiografia e che fino a quel momento nessuno, a cui nessuno dava importanza la storia economica che vuol dire prezzi, moneta, lavoro oggi si parla di scuola dell'annale è diventato un modo di dire una cosa quasi mitica come se fosse stato un gruppo in realtà non è un gruppo è una rivista che pubblica di tutto che chiede a tutti dei contributi purché ci sia una visione nuova del mestiere di storico lo storico deve essere, deve essere economista anche, appunto, perché deve sapere di prezzi, di salari, di moneta. Deve essere sociologo, perché deve sapere come si comportano i diversi gruppi sociali. Deve saper distinguere un imprenditore da un operaio. Deve essere antropologo lo storico, perché deve conoscere le credenze, appunto, le false credenze, i riti, i miti. Basta con le discipline separate, bisogna cucirle. Bisogna far cadere le barriere, il Medioevo, che roba è questo Medioevo? Noi non ci siamo arrivati ancora neanche adesso all'università a far cadere questa cosa. C'è il Medioevo, l'età moderna, l'età contemporanea, ma i bloc e i fevr sanno quanto c'è di falso in queste barriere. E allora mi fermo ancora un attimo, solo un attimo, su questo rinnovamento della storiografia che vi sto raccontando troppo in fretta, ma vado, come dire, a campionatura Cosa vuol dire quando vi dico che Bloch è uno che si pone delle domande nuove, che nessuno storico prima si era posto? Vi leggo da una lettera di Mark Bloch al suo complice Lucien Fevre, 1935. Mi sto occupando di alimentazione. Ho solo paura che l'argomento mi appassioni troppo, perché è appassionante. Avete mai pensato al problema delle marmellate? Avete dei dati. Non penso alle confetture di lusso, penso alle marmellate che sono un rito borghese, è una parte importante dell'alimentazione invernale, tutti fanno le marmellate in casa a quell'epoca. Ma marmellata vuol dire zucchero. Qui mi fermo un attimo per farvi capire qual è il ragionamento di Bloch. Lo zucchero. Da quando è che non costa niente lo zucchero? Dall'Ottocento, quando hanno scoperto le barbabietole. Prima lo zucchero si importava dalle Indie, c'era solo lo zucchero di canna ed era costosissimo. Dunque, Bloch dice: Le nonne fanno la marmellata, certo, ma da quando? Le marmellate della nonna sì, ma della Trisavola no, perché al tempo della Trisavola non c'era lo zucchero in casa della gente. A voi potrà venire da dire che esagerava, ma Bloch conclude questa lettera dicendo: Ecco una grande rivelazione del tutto dimenticata dalle nostre povere storie di Francia, le quali si affannano a dire quando è morto Luigi XVI e quando è stato abolito l'editto di Nantes, ma quando i francesi hanno cominciato a farsi la marmellata in casa non lo dicono. E invece è importante anche quello. Ancora un esempio. Etienne ci dice, papà adorava il cinema e non, lo non se ne vergognava. Notate come cambiano i tempi. Quando ero bambino io, gli intellettuali snobbavano la televisione. Adesso la televisione ovviamente viene studiata. Ai tempi di Bloch, negli anni 20 e 30, gli intellettuali snobbavano il cinema. Ma il figlio dice, mio papà adorava il cinema e non lo nascondeva, non se ne vergognava, ma faceva anche di peggio. Lettera di Mark Bloch a Lucien Fevre. Sogno di chiedere un articolo sul cinema. Per le annale, capite, per una rivista di storia. Non rida. Si sono dati del lei per tutta la vita, questi due collaboratori e amici intimi. Non rida. Quel che penso è che il cinema è uno dei fenomeni più curiosi del nostro tempo. La nascita dell'industria, il passaggio da una scoperta scientifica a uno spettacolo industrializzato. Poi dice: pensate a questa rivoluzione per cui la gente va al cinema. Tutti, negli anni 30, tutti andavano al cinema continuamente. Tutta gente che prima non andava mica a teatro e adesso vanno al cinema. È una rivoluzione anche quella. Poi nascono nuovi mestieri. E i soldi chi li mette? Selvaggina per noi, dice Bloch. Veramente. Ecco, non gli è ancora venuto in mente l'Orco delle Fiabe, ma ragiona già da cacciatore che va in giro a guardare cosa c'è da acchiappare. A noi interessa tutto. Adesso io vorrei fermarmi brevemente ad accennarvi alcuni aspetti della vita di Mark Bloch durante quei vent'anni in cui ha fatto il suo mestiere, perché Mark Bloch ha fatto il professore universitario e lo studioso a tempo pieno per vent'anni, 19-39, due guerre mondiali, sono pochi, io sono più di 30 anni che faccio questo mestiere già adesso, sono incredibilmente pochi quei vent'anni, vi voglio raccontare qualcosa del modo di vita di Mark Bloch in quell'epoca, perché anche questa è ormai storia. Quel genere di vita di un agiato professore universitario degli anni 20 e 30, oggi non esiste più ed è selvaggina per noi, per l'appunto. Allora, Bloch, naturalmente, nel 19, oltre ad avere la cattedra, si è sposato. Ha sposato una bella ragazza, anche lei di una famiglia ebraica, Simone, Simone Vidal più giovane di lui, ricchissima, cosa che non guasta, grande famiglia di petrolieri ed è un matrimonio felicissimo e fanno sei figli. Matrimonio felicissimo, sei figli, ovviamente come dire ci sono soldi, questa è una famiglia dell'alta borghesia, una famiglia dell'alta borghesia, oggi ci siamo dimenticati cosa vuol dire, vuol dire tre persone di servizio fisse in casa, la cuoca, la domestica e la babysitter. Vuol dire avere la macchina. Negli anni 30 loro fanno dei viaggi in macchina in Inghilterra, in Italia. Vuol dire la casa di campagna fondamentale in un mondo in cui tra la città e la campagna c'è un tale distacco, un conto è vivere in città. Poi quando vai in campagna ci vogliono due giorni per arrivarci anche con la macchina attraverso queste stradine, in questo posticino sperduto dove Bloch si fa mettere il telefono ed è il secondo telefono del paese. Il primo è al posto pubblico il telefono del professor Bloch nel paesino di Fugère ha il seguente numero. Due. <ride> la casa di campagna è fondamentale per lo stile di vita di un intellettuale di allora perché vuol dire che passi tutta l'estate in campagna. I ragazzi giocano, la mamma cucina, ma ci sono le tre persone di servizio, e il professor Bloch ricorda suo figlio in campagna. Dopo colazione, papà si chiudeva nello studio. Che era in un fabbricato a parte e ricompariva all'ora di pranzo. Lavorava tutta la mattina. Sono i famosi momenti in cui non bisognava disturbarlo a meno che non venisse un contadino che voleva parlare con lui. Poi dopo pranzo c'era il caffè. Dice Etienne, che per papà era una specie di rito. Anzi, per noi figli, arrivati a una certa età, essere ammessi a partecipare al rito del caffè era una specie di promozione. Poi, Poi tornava a chiudersi in studio e lavorava tutto il pomeriggio. E ricompariva soltanto per la cena. Quindi uno va in campagna tutta l'estate e lavora, non deve far lezione, c'è il telefono che è già uno sbaglio. Ma insomma, a parte quello, lavori. Sono i momenti in cui davvero studi, scrivi. E Simone, la moglie, e la moglie fa trovare pronto il pranzo e fa trovare pronta la cena, è un modo di vita che, appunto, non esiste più in questi termini, ma c'è ben altro. Etienne ricorda. Come dire, ascoltate fino in fondo prima di scandalizzarvi, perché può sembrare scandaloso a un certo punto di vista. Simone batte a macchina tutto ciò che scrive il marito perché bisogna battere a macchina una è una Corvée spesso più di una volta. E tieni dice: mia mamma batteva a macchina tutto, il che vuol dire che leggeva per prima tutto quello che mio padre scriveva, e mio padre non ha mai pubblicato una riga senza prima averlo discusso con mia madre. Ora, io queste coppie, io le ho ancora viste. Lo dico come dire, è una cosa soggettiva, vabbè, non importa, ma è, è davvero un modo di vita sparito, ma che io ho ancora visto. Nella generazione dei miei maestri, storici che ormai sono morti, ma che sono nati nel 14 o nel 15, sono vissuti fino all'inizio del 2000, lì c'erano queste coppie, erano normali: il marito studioso e la moglie che gli batteva a macchina le cose, correggeva le bozze con lui, sapeva tutto quello che studiava e il marito sarebbe stato totalmente perduto senza la moglie. E in questo rapporto squilibrato rispetto ai nostri criteri di oggi però erano matrimoni fortissimi, con una dipendenza reciproca e un amore reciproco. Etienne dice: Era evidente che mio padre e mia madre erano innamorati, non ho mai saputo quanto fino, fino a dopo la guerra, quando trova le carte del padre, scopre che il padre negli anni peggiori che stiamo per raccontare poi della clandestinità, della resistenza. Il padre si mette a scrivere poesie dedicate alla moglie in cui ricorda la prima notte in cui al buio hanno fatto l'amore o le dice scusami se questa nostra giornata insieme finirà prima della sera perché da come si sta mettendo rischia di finire prima del tempo. Ovviamente i figli non potevano sospettare niente, figurati, le poesie d'amore sulla prima notte in cui abbiamo fatto l'amore, ai figli non si dice niente, Etienne dice, mio padre era severissimo, noi non immaginavamo niente della sua interiorità, allora, allora si usava così. Poi ci sono anche altre cose, perché quando poi il professor Bloch, come racconteremo fra poco, parte per una seconda guerra e i figli sono ormai già grandicelli, vanno a aprire finalmente di nascosto il famoso armadio chiuso a chiave della biblioteca del padre. E nel famoso armadio chiuso a chiave, Etienne Bloch dice: con un certo divertimento e anche un pizzico di fierezza, era la stessa cosa del famoso enfer, il famoso inferno della Bibliothèque nationale a Parigi, cioè il reparto dei libri erotici. Mio padre era un grande lettore di libri erotici. Noi figli mai e poi mai avremmo potuto sospettarlo. Ma mentre il papà è in guerra, gli altarini si scoprono. Ultima cosa. Quello che ricorda Etienne dello stile di vita di suo padre. Ricordate, si chiude in studio e lavora tutto il giorno. Mio padre aveva l'ansia di non perdere tempo. Aveva la sensazione che uno deve lavorare e non può permettersi di fermarsi. Esagerava anche. Noi ragazzi sentivamo le canzonette alla radio. Mio padre si scocciava. Non bisogna perdere tempo a sentire questa robaccia. Giocare a carte. In compenso leggeva libri gialli. Il professor Bloch. Agatha Christie, all'epoca giovane e in piena attività, li leggeva in inglese e così diceva a se stesso che in fondo era per uno scopo utile, perché così migliorava il suo inglese, imparava a conoscere l'Inghilterra, di fatto dice Tien, papà adorava i gialli. Tanto che a un certo punto gli è venuto in mente di scrivere un giallo anche lui. Abbiamo trovato fra le sue carte, c'era tutto il progetto, la trama, i personaggi, poi non ha fatto in tempo a scriverlo. Cosa daremmo noi oggi, noi del mestiere almeno, per avere un giallo scritto da Mark Bloch? In ogni caso però vedete che comunque c'è qualcosa che non stupisce, perché un giallo vuol dire comunque la storia di come si scopre la verità. Alla fine arrivi sempre a quello, scoprire la verità. Bene. Fin qua tutto bene in apparenza, vent'anni di vita familiare felice, di grande produttività, rivoluzionano la storiografia mondiale benissimo. Ma sono gli anni venti e poi soprattutto gli anni trenta. Negli anni trenta nessun europeo può vivere, specialmente un intellettuale che sa cosa succede al mondo. Nessun europeo vive la sua vita tranquilla senza sentire che sta salendo qualche cosa di molto brutto e senza un senso di angoscia crescente per quello che si vede arrivare, Bloch lo scopre per prima cosa quando si accorge che il suo cognome, dopo tutto, vuol dire qualche cosa. Lo scopre lentamente, vi racconto ancora questo aspetto, entro un po' nel dettaglio per capirci. Bloch è a Strasburgo. Dopo un po' si secca, un professore francese deve tornare a Parigi se vuole che la sua carriera sia veramente riuscita. Comincia a trafficare, come tutti noi, per il trasferimento a Parigi. A Parigi è molto ambizioso. Il meglio che c'è a Parigi non è la Sorbona, è il Collège, il Collège de France. Il Collège è un'istituzione meravigliosa dove una cinquantina di studiosi di altissimo livello, di tutte le discipline, sono pagati profumatamente. Per studiare quello che vogliono, con l'unico obbligo di fare una volta alla settimana una lezione per il grande pubblico. Una lezione come questa. Non lezioni universitarie, quindi specialistiche, ma una lezione per tutti. A Parigi, chiunque può andare, sedersi nella sala del college e arrivano i più grandi intellettuali di Francia a parlargli delle loro cose. Bloch vorrebbe andare al college. Il suo amico Fevro ci è riuscito. Bloch ci prova. Si candida diverse volte. Il college è un'istituzione che si gestisce da solo, per cooptazione. Quando muore uno, i sopravvissuti votano chi chiamare. Quindi bisogna fare delle telefonate, muovere delle amicizie, insomma, tutta roba che è normale nel nostro mestiere. E, e Block ci prova una volta, e una seconda volta, e una terza volta, e ogni volta non ce la fa. E ogni volta c'è qualcuno che gli dice, ma sai, è per il tuo cognome. Ci sono già troppi ebrei nel college e c'è tanta gente che pensa che sono troppi e che non bisogna chiamarne altri. E lì Bloch è la prima volta che a un certo punto scrive: Lui ha questa corrispondenza con Fevre lui è rimasto a Strasburgo, l'altro è a Parigi. Per nostra fortuna, così si scrivono e noi abbiamo le lettere. E lì Bloch a un certo punto dice: Sì, è proprio vero. Qui l'antisemitismo sta tornando. Nel nostro paese sta tornando l'antisemitismo. E di fronte a questo, Bloch per la prima volta comincia a dirsi, ma dunque io sono ebreo, chi ci aveva mai pensato? E invece è vero, sono ebreo, che ci devo fare con questa scoperta? Sono ebreo, scrive a un certo punto a Febre, se non per la religione che non pratico, come non ne pratico nessuna, almeno per nascita, non ne traggo né orgoglio né vergogna. Perché sono, spero, abbastanza buono storico da sapere che le predisposizioni razziali sono un mito. Stamattina il nostro amico Guido Barbugliani ci ha confermato la stessa cosa dal punto di vista della scienza di oggi. Non rivendico mai la mia origine, tranne quando mi trovo davanti a un antisemita. Quando mi trovo davanti a un antisemita, allora divento ebreo, effettivamente. Ma non è solo l'antisemitismo che nella Francia di quegli anni potrebbe sembrare un problema privato, il problema è regge questa democrazia o verrà la dittatura. In Italia c'è già la dittatura. A un certo punto c'è una lettera in cui Bloch dice di questo passo ci faranno finire come Matteotti. E non è molto bello vedere che l'Italia offriva questo tipo di esempio a chi la guardava dalla Francia. E poi nel 1933 la dittatura arriva anche in Germania, dall'altra parte del Reno, Strasburgo è lì, c'è il confine, e dall'altra parte sfilano le camicie brune. E nella corrispondenza di Mark Bloch si sente appunto questa cosa che dicevo prima, questa sensazione di chi vive in un'epoca che sta diventando molto brutta e si accorge che sta arrivando qualcosa di spaventoso e non sa bene cosa può fare. A un certo punto racconta, voi un segno dei tempi? Dice, mio ultimo figlio Jean-Paul, sei anni, lo vedo che gioca con i soldatini, francesi e tedeschi. E naturalmente fanno la guerra. E Jean-Paul ne alza uno e mi dice, papà, guarda qui, Hitler. Perfino i bambini di sei anni sanno che c'è Hitler e che verrà la guerra tra la Francia e la Germania prima o poi. In Francia il clima politico è pesantissimo. Nel 1934 ci sono manifestazioni di piazza della destra che rovesciano il governo e molti hanno paura di essere a un passo dalla marcia su Roma, dalla marcia su Parigi, dal colpo di Stato fascista. Fevre in una lettera di quei giorni scrive «Nei licei si compra una pistola per 10 franchi». Allora, come reagiscono questi uomini, come reagisce Marc Bloch di fronte a queste cose? E soprattutto che idee politiche ha Marc Bloch? Suo figlio Etienne, provate a indovinare, secondo voi ne parlava ai figli? Non ne parlava per niente. Etienne dice, secondo me mio padre, non so quali erano le sue idee politiche. Credo di poter dire che era un uomo di sinistra, ma era altrettanto un uomo d'ordine. E se voi pensate chi sono questi uomini, è gente che non fa politica perché non l'ha mai fatta, perché sono grandi borghesi, ricchi. Il loro ceto è tutto di destra, anche il cognato ebreo, che però è un petroliere e che magari finirà ad Auschwitz, però in quel momento non ci pensa mica al fatto che lui è ebreo, è un petroliere, un grande industria. Sono tutti di destra nel loro mondo. Però questi sono storici e hanno troppa curiosità, hanno troppa voglia di scoprire la verità, hanno troppa capacità di non credere alla propaganda, anzi, hanno orrore della propaganda. Faccio una piccola anticipazione. Quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, Bloch è richiamato e c'è l'ipotesi che lo mandino all'ufficio propaganda dell'esercito. Ci starebbe benissimo. Bloch scrive a Fevre, tutto, ma non alla propaganda. Avrei orrore di un lavoro nella propaganda. Bisogna che gli storici abbiano le mani pulite. In altre parole, con le bugie neanche a fin di bene ci si può mescolare. E dunque, il loro mondo è tutto di destra, loro però sono gente che ragiona, che non crede alla propaganda, non sono comunisti assolutamente perché hanno orrore del dogmatismo. Anche qui piccola parentesi, spero che non diventi difficile seguire, c'è una lettera di Bloch in cui parla di un articolo per la rivista, per le Annal che va fatto riscrivere, perché l'autore è troppo dogmatico, afferma le cose con troppa sicurezza e Bloch dice a Febre. Glielo ridia all l'articolo all'autore, glielo faccia riscrivere gli ricordi in caso di bisogno che il dogma è al suo posto in un bollettino parrocchiale, meno nelle annali. E dunque non sono certamente comunisti, ma hanno il senso dei movimenti popolari, delle ingiustizie sociali. Bloch a un certo punto arriva a dire Marx doveva essere un tipo insopportabile. Come filosofo non credo che fosse un granché però quando dice proletari di tutto il mondo unitevi lo storico vede che c'è qualcosa di vero in questo. Risultato, a un certo punto Bloch e i suoi amici si accorgono che agli occhi del loro mondo, dell'editore delle Annal che è un grande imprenditore, loro sono dei rossi. Perché quel mondo si deve stare da una parte in quegli anni si deve stare da una parte o dall'altra. Se non sei tutto schierato con l'esercito, col nazionalismo, con... ecco allora, allora sei un rosso, sei uno pericoloso. E cosa fare? Firmano appelli. Perché non sanno bene cos'altro fare. App Comitato di vigilanza degli intellettuali antifascisti, firmano. Appello ai lavoratori, lo leggono. Tra loro si dicono: Quante fregnacce in questo, come è scritto, però cosa vuoi fare? Lo firmiamo. E non fanno altro. E insegnano, e studiano, e pubblicano libri, e pubblicano la rivista. E di fronte ai tempi che cambiano, si dicono: E mo adesso cosa succederà? Una lettera di blocco del 35. Non essendo profeta, quando vi dico che vedono quello che sta arrivando, e uno non ci crede quasi. Lettera del dicembre 35. Non essendo profeta, non so dove sarò nell'agosto 38. Voglio dire in che mondo. E se in questo, sotto che cielo? O magari in un rifugio antiaereo? O in un campo di concentramento? La vita, coi tempi che corrono, non abbonda in certezze. Altra lettera del 37, da Londra. È in viaggio a Londra. Scopre che a Londra sono tutti. Hitler sta simpatico a tutti. E che l'Inghilterra farebbe tanto volentieri un accordo con Hitler. Qui è dove si lascia andare più di tutti, più di tutte le altre lettere che ho letto. Vorrei vedere impiccare Mussolini, Hitler e Laval, che è il filofascista francese. Non succederà. E in fondo sarebbe una magra consolazione. Uno nel suo angolino non vede modo di far niente. Mi scusi per questi discorsi inutili. Meglio lavorare, penso. Ecco, in questo momento, vedremo poi, abbiamo ancora. insomma sì, lo vedremo, che farà in tempo a dirsi come abbiamo sbagliato. Ma in questo momento, fra le due guerre, Bloch si dice cosa possiamo fare? Lavoriamo. E poi scoppia la nuova guerra. Nel 1939 scoppia la seconda guerra mondiale e il capitano Mark Bloch viene richiamato per fare la guerra e potrebbe anche farsi esentare perché ormai ha più di 50 anni e tiene sei figli, ma non vuole chiedere l'esonero e quindi va in guerra, stavolta non va più in trincea, va nello Stato Maggiore di un'armata, scherza, dice, devo essere il capitano più vecchio dell'esercito francese. Lo mettono in un ufficio, all'inizio gli fanno fare una cosa che sa fare bene, l'ufficiale di collegamento con gli alleati inglesi, lui è uno che sa le lingue, ma gli eserciti hanno le loro logiche, dopo un po' lo spostano lo mettono a gestire i rifornimenti di benzina di un'armata. Per capirci, gestire i rifornimenti di benzina di un'armata vuol dire che tu sei l'uomo. Che deve garantire che alcune migliaia di carri armati e camion ricevono, trovano ogni giorno la benzina che gli serve nel deposito che si trova in quel certo posto e tu gli hai rilasciato il buono con la garanzia che la benzina la trovano e intanto ne arriva dell'eco. Tu devi gestire tutto questo. Blocca all'inizio e dice: Oddio, speriamo che Hitler non attacchi subito perché altrimenti. Poi però impara e si scopre una cosa che un po' già si intuiva. Che in realtà il capitano Bloch in guerra si trova nel suo elemento e che tutto quello che comincia a fare lo fa bene. Si impadronisce di questo meccanismo e comincia a piacergli. Vanno avanti per un po' di mesi. Qui vi devo richiamare. Mi seguite sempre, ormai siamo arrivati al 40. Vi devo richiamare l'inizio della seconda guerra mondiale sul fronte occidentale, ricordate la Drôle de guerre. La guerra assurda, la finta guerra. Cos'è successo in breve? Hitler ha attaccato la Polonia, questo lo sappiamo tutti, se l'è mangiata. La Francia e l'Inghilterra gli hanno dichiarato guerra per difendere la Polonia, però non hanno osato attaccare. E neanche Hitler ha attaccato. Dal settembre 39 al maggio del 40 questi eserciti stanno l'uno di fronte all'altro, praticamente senza sparare un colpo e il capitano Mark Bloch, mentre gestisce la sua benzina, annota come l'umore dell'esercito pian piano si guasta in questi lunghi mesi in cui non sai, non sai se stai facendo davvero la guerra, non sai perché la fai. Nell'aprile del 40, in una sua lettera, dice qui, qui si vive nella noia più totale, nell'attesa di qualche cosa, magari spaventoso, ma che renda un po' meno assurda la nostra esistenza qui. Così sta vivendo tutto l'esercito francese e così vive tutta la Francia. Poi il 10 maggio 1940 i tedeschi attaccano e nel giro di pochi giorni sbaragliano l'esercito francese, sfondano il fronte e invadono la Francia e gran parte dell'esercito francese, compresa l'armata dove Bloch è, come dice lui, il gran capo della benzina, si trova circondata dai tedeschi e in rotta, in ritirata frenetica per arrivare a un porto qualunque e imbarcarsi per mettersi in salvo dai tedeschi che incalzano. Arrivano, come sapete tutti, ad Ankerk, dove la flotta inglese effettivamente riesce a salvare e portare in Inghilterra gran parte delle forze inglesi e francesi che erano state circondate. Bloch è lì nella ritirata. E più che mai è nel suo elemento. Sapete, era il re della benzina, aveva la mappa di tutti i depositi di benzina dell'armata. Adesso che si stanno ritirando di corsa con i tedeschi dietro, qual è il suo compito? Con ordini o senza ordini bruciare tutto. Da Mons a Lille ho fatto bruciare a tutti gli incroci della ritirata migliaia di ettolitri di benzina. Ho appiccato più incendi di quelli che può aver appiccato Attila. Dopodiché, a uno storico capitano strani incontri, sulla spiaggia di Dunkerque, con i bombardieri tedeschi che scendono giù e tutti lì che aspettano di vedere se si salvano, incontra un giovane ufficiale, dice: Ma lei era un mio studente, certo, professor Bloch, ho appena letto il suo libro sulla società feudale, che capolavoro. E stanno lì a parlare di questo con gli stuca che vengono giù blocca nel suo elemento un collega, un ufficiale di mestiere gli dice una cosa che gli fa un piacere enorme, tanto che lui la scrive nei suoi ricordi. Il collega gli dice guardi ci sono dei, dei militari di mestiere che non saranno mai dei guerrieri e ci sono dei civili che invece per natura sono dei guerrieri. Prima del 10 maggio, il giorno dell'attacco tedesco, non l'avrei mai immaginato, ma lei... Lei è un guerriero. Ecco, Bloch sentirsi dire questa cosa da un ufficiale di mestiere, non è che la guerra gli piaccia, ma l'avventura gli piace. E di avventura ne ha finché si vuole. Si imbarca a Dunkerque, lo portano in Inghilterra, sarebbe in salvo. Ma il comando francese non ha mica capito che la guerra è perduta. L'intera armata trasferita in Inghilterra viene reimbarcata il giorno dopo e riportata in Francia, un po' più lontano, in Normandia con l'idea di rimetterla in piedi e continuare la guerra. Quindi il professor Bloch, il capitano Bloch, con tutti gli altri, viene rimbarcato la sera stessa e il mattino dopo sbarca di nuovo in Francia. Lì cercano di rimettere in piedi l'armata, i tedeschi avanzano continuamente, dice, ogni giorno ci spostavamo indietro di 20 km. Non abbiamo mica capito che bisognava spostarsi di 200 km, non avevamo capito niente, dice. Finalmente un bel giorno nella città di Rennes... Il capitano Block esce dal suo ufficio, attraversa la strada, poi sente un rumore, si volta e ci sono i tedeschi che stanno attraversando la strada. La colonna corazzata tedesca che è entrata in città. A questo punto il capitano Block si guarda intorno, poi va all'albergo. No, passa da un conoscente. Si fa dare un abito civile, giacca e cravatta. I pantaloni della divisa si confondevano. Si fa dare giacca e cravatta, smette l'uniforme, va all'albergo e prende una stanza all'albergo a nome del professor Bloch di Parigi. Non mi hanno mai cercato i tedeschi, dice. Del resto ne avevano talmente tanti di prigionieri, non gli importava già più niente di prenderne degli altri. E quindi lui se ne sta per un po' all'albergo, poi si sposta in un'altra città e finalmente all'inizio di luglio riesce a ritrovare la famiglia, che non vede da un sacco di tempo, ah sì, no, vedi, dimenticavo questo, non guardo mai il foglio. Vi volevo ancora raccontare questo, la moglie lo ha, lo ha incontrato durante la ritirata a un certo punto e la moglie lo ha trovato abbronzato, dimagrito, pieno di energia, convinto che vinceremo ancora noi alla fine e comunque, dice Bloch alla moglie, dopo ci saranno molti conti da regolare emerge in lui, in mezzo a questo sfacelo dell'esercito francese e della Francia, una nota di durezza, di spietatezza che poi vedremo ancora venire fuori. Insomma, la moglie gli dice, meno male che sei vivo, ti vedevo già prigioniero dei tedeschi e conoscendoti, ti vedevo che li provocavi senza motivo e loro ti fucilavano. Invece, per fortuna, sei vivo. Che fare? Una nuova estate nella casa di campagna. Salvo che adesso la Francia è invasa dai tedeschi e loro sono lì tagliati fuori da Parigi. Non si sa cosa sarà il futuro, si campa da un giorno all'altro, il personale di servizio non c'è più, soldi ce n'è pochi. Questa lunga estate nella casa di campagna, cosa fa lo storico? Scrive. E Bloch scrive uno dei suoi più grandi libri, La strana disfatta, in cui racconta la guerra che ha visto e cerca di capire perché la Francia è stata sbaragliata in questo modo. È una diagnosi di una lucidità pazzesca. Dice noi eravamo vecchi e i tedeschi sono giovani, noi eravamo comandati da vegliardi, noi abbiamo combattuto una guerra di altri tempi, una volta si facevano le guerre coloniali e noi col fucile sconfiggevamo i neri armati di zagaglie. Qui è stata la stessa cosa, solo che noi eravamo quelli con la zagaglia e i tedeschi quelli col fucile, i tedeschi correvano in macchina con i motori e noi non abbiamo capito niente di cos'era questa guerra. E poi fa un'analisi però, mi fermo ancora un istante su questo, no? il blocco che non è certo comunista, anzi uomo d'ordine, però, però dice non è possibile questo paese come si è spaccato prima della guerra, c'erano le manifestazioni degli operai in piazza, certo rumorose, piene di rancore, pugni alzati, ostili, ma c'era anche così tanta speranza in questa gente che manifestava, così tanto candore. E invece tutta la classe dirigente francese si è presa paura. I politici, i militari, il clero, gli industriali, hanno tutti avuto una tale paura che hanno cominciato a dire meglio Hitler piuttosto, meglio Hitler che i Rossi. E lì dice Bloch, noi ci siamo fregati, la Francia si è fatta fregare così. E poi però naturalmente, siccome è un uomo onesto, dice, ed è colpa anche nostra. È lì che comincia a dire, noi fra le due guerre cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato, abbiamo insegnato. Ci siamo detti che era quella la cosa migliore che potevamo fare. Avevamo talmente voglia di studiare dopo la Prima Guerra Mondiale, quattro anni in trincea. Abbiamo fatto quello. Non abbiamo osato essere la voce che grida nel deserto. Che all'inizio è nel deserto, magari dopo no e che comunque avrà gridato la sua fede, noi ci siamo chiusi nei nostri studi, che possano i giovani perdonarci il sangue che abbiamo sulle mani. E poi dice anche un'altra cosa, Bloch, noi storici in particolare non abbiamo fatto niente, perché eravamo talmente abituati a pensare che la storia la fanno le masse, le grandi forze sotterranee, l'individuo cosa può fare. C'è qualcuno che sta male, per caso? No? Ok, grazie. No, benissimo, nessun problema. La, la storia la fanno le masse, le grandi forze e l'individuo non può fare niente. E lì il professor Mark Bloch dice: pensare questo significava non aver capito la storia. Non è che non abbiamo capito il nostro dovere di cittadini, neanche la storia abbiamo capito, perché l'individuo può fare anche la storia, ci deve stare dentro e deve fare, non può chiudersi nello studio. Poi, a forza di pensarci, dice anche a un certo punto, sempre in una lettera a Feber: Vabbè, senti, è inutile ormai stare ad avere rimpianti. Alla fine, sai che c'è? Eh, tutto sommato avremmo avuto delle strane vite. E, e, e noi, che siamo storici, avremmo avuto anche altre esperienze oltre alla ricerca d'archivio. Ma Bloch non sa ancora quali esperienze sta per fare. Io non ho più molto tempo, ma questo ve lo devo raccontare a tutti i costi, quindi avrete dieci minuti di pazienza. Perché Bloch va in clandestinità a un certo punto. Bloch è ebreo in una Francia occupata dai tedeschi e per un po' riesce a continuare a insegnare perché in qualche modo alcuni ebrei sono esentati per meriti di guerra. Però spedito in una piccola università di provincia, a Parigi non può tornare perché lì ci sono i tedeschi, lui è nella Francia di Vichy che non è occupata tecnicamente. Nella la sua casa a Parigi, confiscata, ci vanno i tedeschi. La sua biblioteca a Parigi, messa in scatoloni e sparisce in Germania. I figli la ritroveranno in parte dopo la guerra a Mosca, dove i russi dalla Germania se l'erano portata via. Quindi lui vive questi ultimi anni, tenta ancora, insegna in un clima di antisemitismo crescente. E poi, e poi finisce che anche la Francia di Vichy viene occupata dai tedeschi, e lì. Gli stessi dirigenti locali della sua università gli dicono: Ma tu che sei ebreo, è meglio che ti nascondi. Cosa fa il professor Bloch a questo punto? La famiglia nella casa di campagna. I due figli maggiori li fa espatriare in Spagna, da dove spera che poi riescano a raggiungere De Gaulle e le forze della Francia libera in Africa. Etienne, che vi ho citato prima più di una volta, lo ricorda così. L'ho visto l'ultima volta il 18 dicembre del 42. Me lo ricordo male, a Bloch sarebbe piaciuta questa cosa, i ricordi, è un'immagine così vaga, nostro padre che sparisce nella scalinata della stazione di Perpignan dove ci aveva accompagnati a prendere il treno per la Spagna. E poi sistemati così i due figli grandi, il professor Bloch va a Lione, che è la grande città più vicina, con i suoi contatti cerca di contattare qualcuno della Resistenza, finalmente lo presentano al leader di uno dei movimenti di Resistenza. E questo Georges Altman, capo di un movimento che si chiama Le Fran Tireur, il franco tiratore, pubblica un giornale clandestino: fanno molte cose. E Georges Altman racconta: mi è arrivato nell'ufficio questo signore, un gentiluomo, eh, con la legion d'onore all'occhiello, giacca e cravatta, gli occhialini, il bastone in una mano, la borsa nell'altra, poco po' corpulento, e mi ha detto: Io piacere, io vorrei lavorare con voi nella Resistenza. Dice all'inizio sembrava una cosa così improbabile. Dopodiché lo mettono alla prova, portare le lettere, portare i giornali clandestini, scoprono che è bravissimo. Ancora una volta, il professor Bloch è di nuovo in guerra, per la terza volta in vita sua, e tanto per cambiare lo sa fare bene. Molto rapidamente si accorgono che è bravissimo e quindi comincia a fare carriera all'interno del suo movimento diventa rapidamente il rappresentante del suo movimento nel direttivo della resistenza in tutta la Francia meridionale. E poi verso la fine diventa provvisoriamente capo di tutto il direttivo della resistenza non comunista, i comunisti la fanno per conto loro, in tutta la Francia meridionale. Ha cioè delle responsabilità enormi e ha delle identità clandestine ovviamente. Ha degli uffici clandestini, delle segretarie clandestine, scrivono, pubblicano, tengono corrispondenza, raccolgono informazioni, mandano ordini. Tutto questo nella città di Lione, dove nel frattempo a comandare la Gestapo è arrivato un ufficiale che si chiama Klaus Barbi, e che diventerà poi famoso perché lo processeranno solo tanti anni dopo, e che sarà soprannominato il Boia di Lione. Mentre la Gestapo di Klaus Barbie cerca di annientare la resistenza, Bloch fa di tutto. E le testimonianze ci dicono, era bravissimo, prima che arrivasse lui era un tale caos, non funzionava niente, lui è l'unico che sapeva organizzare il lavoro come si deve, era anche l'unico che non dava del tuo a nessuno. Continua a dare del lei a tutti e fa funzionare le cose. Scrive sui giornali clandestini, ma ancora di più, Fa continue ispezioni nella regione per contattare i vari gruppi col pretesto di fare ricerche d'archivio. Va in archivio e poi la sera va a trovare i gruppi. Ogni mese va a Parigi in segreto, perché non c'è ebreo oltretutto. Ogni mese va segretamente a Parigi per partecipare a riunioni. Dato che va a Parigi ne approfitta, va al cinema, che gli manca evidentemente. Ogni tanto al ristorante, se c'è ancora qualcuno che funziona, va a trovare il suo amico Lucien Febre. Passa davanti a casa sua, alla sua ex casa, dove adesso abitano degli ufficiali tedeschi e dove sul, sul balcone hanno messo un riflettore dell'antiaerea. Va a trovare Febre e discutono. Dopo la guerra bisognerà riformare la scuola, l'università. Riformare, no? Rivoluzionare. Questo paese deve cambiare prepara l'organigramma del futuro governo della Francia, perché ai vertici della resistenza fanno anche questo. Preparano l'insurrezione, quando sbarcheranno gli americani in Normandia dobbiamo essere pronti, tutto pronto, e dopo quando prenderemo il potere dobbiamo avere tutto pronto. Nel frattempo la moglie ogni tanto va a trovarlo dalla casa di campagna, nell'appartamento clandestino a Lione, gli porta un cambio di biancheria, gli porta qualche roba cucinata, se no si scrivono. Lui scrive continuamente alla moglie, le lettere sono, come dire, raffigurano un'alternanza di umori, ci sono i momenti di speranza, ci sono anche i momenti di depressione in cui dice lo so che ti ho lasciata lì sola, con i quattro figli rimasti, ma cosa dovevo fare? E intanto passano i mesi, passa anche il mio tempo, ma in cinque minuti finiamo, passano i mesi e il clima a Lione si fa sempre più pesante perché Klaus Barbie sa fare il suo mestiere. E Bloch si rende conto di una cosa, non per niente è uno storico, si rende conto che lì è una questione di probabilità, ogni giorno che passa è più probabile che mi arrestino. A fevra confida ogni tanto delle premonizioni di una morte orribile. L'ultima lettera alla moglie la scrive il mattino dell'8 marzo del 44. Le dice: Lo so, guarda che sei lì da sola e ci sono tante decisioni da prendere. I due figli grandi sono in Spagna e ormai stanno raggiungendo De Gaulle. Ma il terzo figlio è diventato maggiorenne e vuole andare con i partigiani anche lui. Bisogna decidere cosa fargli fare a questo ragazzo. E Bloch le dice: Guarda, lo so, lo so che. Scusami se sono così lontano. Questa lettera la scrive la mattina dell'8 marzo. Poi esce. Mentre è appena uscito, una macchina della Gestapo si ferma davanti al portone di casa. Scendono, vanno a prendere la portinaia e quel tizio là che abita al secondo piano, ah sì sì, è appena uscito, è andato di là, gli corrono dietro e lo arrestano su un ponte, su uno dei tanti ponti di Lione. Negli stessi giorni viene arrestata in pratica l'intera direzione regionale della resistenza, c'è qualcuno evidentemente che ha confessato sotto tortura, ormai sanno i nomi. Io qui ho scoperto una cosa che non sapevo, no, ne ho scoperte tante cose che non sapevo. Tutti nel mio mestiere sappiamo che Mark Bloch è un eroe della resistenza, ma non sapevo quanto era importante. La stampa di Vichy annuncia la resistenza a Lione è distrutta. Il capo dei terroristi era un ebreo. Mark Bloch aveva preso come pseudonimo... Narbonne che è una città francese del sud i giornali di Vichy sanno e scrivono il capo della resistenza era un ebreo che aveva preso come nome di guerra il nome di una città francese del sud i tedeschi sono ancora più espliciti il Völkischer Beobachter il giornale, il quotidiano del partito nazista si occupa dell'arresto di Bloch un ebreo dirigeva i terroristi in Francia l'ambasciatore tedesco a Vichy Abetz, scrive al Ministero degli Esteri a Berlino dicendo il capo della direzione del movimento di resistenza a Lione era un ebreo francese chiamato Bloch. Ecco, io onestamente non lo sapevo che ai più alti vertici dello Stato nazista la cattura di Marc Bloch fosse stata celebrata come un grande successo. Dopodiché, dopodiché cosa succede? Che lo portano al quartier generale della Gestapo a casa di Klaus Barbie. Quello che succede a Bloch noi lo sappiamo dal diario di un capo della resistenza che è rimasto libero e che via via annotava le cose che veniva a sapere. 14 marzo lo storico Mark Bloch è stato arrestato a Lione. 20 marzo Mark Bloch è stato visto in un corridoio. Il viso tumefatto e insanguinato. Qualche tempo dopo a Lione Mark Bloch è stato torturato. Immersioni nell'acqua gelida, bruciature dalla pianta dei piedi, tre costole rotte e appena uscito da una broncopolmonite, perché naturalmente con l'immersione in acqua gelida ti prendi la broncopolmonite, dopodiché la Gestapo ti riporta in infermeria e ti cura perché ha ancora bisogno di interrogarti. È chiuso nella prigione di Montluc a Lione insieme a centinaia di altri resistenti catturati. E poi... Il 6 giugno del 1944 gli americani e gli inglesi sbarcano in Normandia. È sicuramente l'ultima notizia che Mark Bloch ha fatto in tempo ad avere di come stava andando la guerra. Sbarcati gli americani, i tedeschi si preparano a evacuare la Francia e, per evacuare la Francia, non si vogliono lasciare dietro nessuno. Cominciano a fucilare sistematicamente i prigionieri di Montluc. Un giorno 20, un giorno 50. In tutto, fra giugno e settembre, vengono uccisi 713 prigionieri di quella prigione. Mark Bloch è fra i primi, il 16 giugno. Quella sera ne portano fuori 30, ammanettati, li caricano su camionette, li portano fuori città, a un'ora di distanza, in un campo deserto, li fanno scendere a gruppi e li falciano a raffiche di mitra. Etienne Bloch, il figlio, che è uno molto polemico, Dice anche questo, si dice sempre mio padre è stato fucilato. Che bel eufemismo, fucilato, uno si immagina il proto ecco li hanno abbattuti in mezzo a un campo in piena notte a raffiche di mitra. Ora, in questi casi, in queste fucilazioni collettive in piena notte nel nulla, succedeva abbastanza spesso che qualcuno si salvava. Dei 30 portati fuori con bloc, due vengono solo feriti. E poi in qualche modo riescono a venire fuori e si salvano. E hanno raccontato cos'è successo. Quindi abbiamo una testimonianza. Uno non ha parlato, ma ha detto, non si ricordava niente. L'altro ha testimoniato. Uso questa parola, ricordate cosa direbbe il professor Bloch? Una testimonianza, certo. Andiamoci piano. Dice il superstite: Ho sentito molti compagni cadere gridando addio, mamma, oppure addio, moglie. Oppure viva la Francia! Ho saputo dopo, dice questo superstite, che quello lì che ha detto viva la Francia era Marc Bloch, professore alla Sorbona. E tutti hanno poi detto Marc Bloch è morto gridando viva la Francia. Naturalmente il professor Bloch avrebbe detto ma lui come fa? Cos'è questa storia? Ho saputo dopo. È solo lui che c'era lì. Da chi altri l'ha saputo dopo? Il professor Bloch direbbe: ecco le false notizie come si diffondono, perché uno se l'aspetta, corrispondono a quello. Chi altri poteva gridare: viva la Francia! Questo non lo sapremo mai, quindi. Un'altra cosa è più probabile: c'è una leggenda, questa è una leggenda, secondo cui, Bloch... ma che si diffonde già nel 1945, eh, subito: Bloch prima di morire aveva accanto a sé un compagno, un ragazzino, un sedicenne, non c'era nessun sedicenne fra i fucilati di quel giorno, aveva accanto a sé un ragazzino che tremava di paura. E il professor Bloch gli dice, non aver paura, piccolo, non fa male. Il figlio Etienne dice, eh, figuriamoci, le leggende, chi può dirlo? In realtà l'unico superstite ha detto una cosa un po' diversa. L'unico superstite ha detto, hanno portato fuori dalla camionetta i primi, abbiamo sentito le raffiche di Mitra. E Bloch mi ha detto, quel che c'è di buono è che non si ha il tempo di soffrire. Questa cosa qui, credibile diventa fulmineamente il fatto che ha rassicurato il ragazzino dicendo non aver paura, non fa male. Ecco, mi sono dilungato su questo perché credo che a Bloch avrebbe dato soddisfazione sapere che la sua morte è diventata una leggenda e una fonte di miti di questo tipo che lui si sarebbe divertito a smontare. Ma per chiudere userò ancora le sue parole, le parole del suo testamento, scritto pochi mesi prima di morire. Chiede funerali civili, però vuole che si legga un suo testo al funerale prima delle famose citazioni al merito per le azioni eroiche nella Prima Guerra Mondiale. Non ho chiesto che sulla mia tomba fossero recitate le preghiere ebraiche, anche se le loro cadenze hanno accompagnato all'ultimo riposo tanti dei miei antenati e anche mio padre. Non l'ho chiesto, dice, ma, ma mi sarebbe ancora più odioso che qualcuno potesse vedere in questo mio sforzo di sincerità un rinnegamento. Affermo dunque davanti alla morte che sono nato ebreo e che non ho mai pensato di negarlo. Dopodiché, precisa, non voglio preghiere perché anche in questo non voglio mentire, io non ci credo. E perciò nemmeno in questo momento voglio mentire. Vorrei che sulla mia pietra tombale fossero incise queste semplici parole. Dilexit veritatem, ha amato la verità. Grazie. Grazie a tutti. A domani sera.